Imbarazzanti richiesto da uno di voi che salutiamo. Prima domanda: dormi con le porte dell'armadio aperte o chiuse? Questa è una domanda stupida perché okay. Io dormo con le porte dell'armadio chiuse. Ma prendi gli shampoo, i saponi degli hotel? Se io non sono mai stata in un hotel, ci credo, ma così mi paghi. Non sei mai stata in un hotel? Aspetta, cioè sì, ma non ero piccola, non li ho presi come facevo. Io li porto sempre tutti. Cioè quando vado in viaggio mi porto quelli miei. Io pure, però me li frego perché possono sempre servire. Cioè. Dormi dentro o fuori della lenzuola? Dentro. Inverno voi volete che... seppellite dentro, no? Esatto. 4. Hai mai rubato un cartello stradale? No. Perché? No. 5. Ti piace usare i post-it? Sì! Mi mettono allegria i post-it, specialmente quelli colorati. Sono la vita. Sì! Cioè. Abbiamo fatto anche la post-it challenge. Esatto. Andatela a vedere, vi lasciamo qui il link. Nella descrizione. Hai mai tagliato il coupon per poi non usarli? Sì. Perché qua in Italia non, ma si non sa ci sono non funziona. Non li chiamano coupon, li chiamano... Couponi. Ma poi i negozi non sono forniti, non sanno come fare. Preferiresti essere attaccato da un orso o uno sciame di api? Orso. Perché l'orso magari si potrebbe guidare. Le api come fai? L'orso è uno, le api sono 10.000. Vabbè, però l'orso è gigantesco, vale 10.000 api. Vabbè, ma l'orso tu ci vai, ciao, ci vai con il miele, tieni. Preferirei anche io l'orso, perché le api pungono e fanno... Io ho la fobia delle api. Fuori. Cioè, quando restavamo fuori l'estate, lei ogni 10 minuti si alzava e scappava. Perché c'era il cane, o c'erano le api, tipo... O c'era la vespa, o c'era la mosca, e lei pure c'era la mosca, scappava così. Ma fanno schifo. Hai le lentiggini? No. Sorridi sempre nelle foto? No. No. A volte io metto la funzione. Quando farai le foto con la famiglia, io metto sempre la funzione perché non mi piace fare le foto. No, con vabbè, con la famiglia no. Però tipo con alcune amiche, magari. Non è che sono tanto contenta di fare questa foto, lo faccio. Qual è il tuo più grande cruccio? Oh! Gli più grande tormento è la scuola. Esatto. Ti è mai capitato di contare i passi mentre cammini? Sì. Oppure nelle scale. Le scale io sempre. Hai mai fatto la pipì nel bosco? Non sono mai stata in un bosco. No. Io non riesco. Hai fatto la cacca nel bosco? Ma io non ci riesco. Io faccio solo nel cesto di casa mia la cacca. Ecco, esatto. Ti sei mai messo a ballare anche se non c'era musica? Sì. Perché io ce l'ho in testa la musica e ballo anche se non c'è musica. Mastichi le penne e matite? No, no. Fa schifo proprio. Come diventa poi la matita o la penna, il tappo della penna? Sì. Ah, con quante persone hai dormito questa settimana? Me stessa. Mia sorella, siccome tipo eravamo così, ho detto: Sara, posso dormire nel tuo letto? Sì, ci siamo messi due in un letto. Quanto è grande il tuo letto? Una piazza. Qual è la canzone della settimana? Signore, se signore. È perfetto di Ed Sheeran. Va bene se i ragazzi indossano il rosa? No! Guardi ancora i cartoni animati? Sì! Io cioè, guardo i manga che sono cartoni animati. Alle due di notte Gumball. Mr. Bean. Mr. Bean è l'uomo. Qual è il tuo film preferito? Mamma, ho perso l'aereo. Justice League. Dove nasconderesti il tuo tesoro se ne avessi uno? Nella cassa. Nasconderei... Fare un posto sottoterra, lo copro e è nascosto. Poi la posso mettere dentro un maglione e lo piego nell'armadio. Un genio. Basta. Cosa bevi a cena? Acqua o coca? Io arrangiato. In che cosa immergi i chicken nuggets? Ketchup. Maionese. Qual è il tuo cibo preferito? McChicken. Pizza. Pizza. Lasagna. Lasagna. Pasta, panettone. No. Che poi io in ogni cosa, sia nella pasta che nella pizza, ci deve essere il tonno. Che film guarderesti più e più volte? Harry Potter? Io Harry Potter. Come no, na 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 na. Ah, no. Niente, lascia stare. L'ultima persona che hai baciato o ti ha baciata?
Nessuno. Due settimane fa sei mai stato un scout? No. Io sì, però l'ho fatto soltanto un mese perché c'era da uscire, muoversi di casa, camminare, non usare il telefonino, quindi ovvio. Niente. Poseresti mai nudo per una rivista? No. Mai! Ma mai nella vita, io non capisco perché le persone si mettono nude davanti alla telecamera. Quando è stata l'ultima volta che hai scritto una lettera a qualcuno? Settimana scorsa. Io le ricevo le lettere, non le so scrivere. E sai cambiare l'olio di una macchina? Non so fare niente io di una macchina. Hai ricevuto una multa per eccesso di velocità? Chi ha la patente? Quindi. Chi ha la patente? Mai rimasto senza benzina? Non abbiamo la macchina. Panino preferito con le crocchette del ketchup? McChicken, l'ho detto poco fa. La cosa migliore da mangiare a colazione? Panino con la Nutella. Crepe. Crepe con la Nutella. Latte e pan di stelle. A che ora vai a dormire? Non c'è scuola, mezzanotte. Non c'è la scuola da letto alle 10 perché sennò mi sveglio manco con le bombe io. Non c'è scuola tipo alle 4, sono ancora sveglia per guardare la televisione. Sei pigro? Sì. Sì. Ammettiamo, sono pigra, ma mi vuole fare qualsiasi cosa. Quando eri un bambino, da cosa ti vestivi ad Halloween? Io non mi sono mai vestita per Halloween. Esatto. Qual è il tuo segno zodiacale cinese? Noi siamo scimmie. Scimmie. Quante lingue sai parlare? Tre. Tre. Hai abbonamenti a riviste? No, mio nonno c'ha la rivista scientifica. Meglio i Lego o i Lincoln Logs? Lego. I Lego tutta la vita. Sei testardo? Sì. Chi è meglio? Leno o Letterman? Letterman. Leno. Hai mai guardato soap opera? Sì. Hai paura dell'altezza? No. Diciamo. Canti in macchina? Sì. Ovvio, cioè. No. Tutto tipo si sembra cantare. Canti sotto la doccia? Sì. Sì. Balli in macchina? Sì. Sì. Faccio il mio e la gente mi guarda male. C'era la musica a palla in macchina, mia madre era in banca. Mio fratello che tipo era si vergognava un sacco. Perché c'ero io. Sì. E tipo la gente che passava poi mi sono accorta. Hai mai usato una pistola? No. Mio nonno ce l'ha, me l'ha fatta vedere ma mai toccare. L'ultima volta che un fotografo mi ha fatto una foto è stato 2 anni fa per carnevale. Mi sono vestita da carnevale, ci siamo fatti le foto. E il 22 dicembre è stato prima cena al ristorante. Pensi che i musicali siano ridicoli? No! Passo tutto il tempo a fare mostre di musicali a muccio mentre le però cioè quando io guardo gli altri che fanno musicali tipo non so, mi viene da ridere. Pure quando li faccio io e c'è gente che mi guarda mi viene da ridere. Il Natale è stressante? No! Mi piace un sacco le luci, i regali, il cibo. Mai mangiato un piergoni? No. No. Torta di frutta preferita? Tipo quella crostata con la crema e la frutta sopra. Al limone. Quella che faceva mia madre con l'ananas. Con l'ananas. Ricordi quando ci mettavamo là a fare il picnic? Madonna. Ora che mi volevi fare da piccolo? Io quando ero piccola volevo fare l'allergologa. Siccome io sono allergica a un sacco di cose, una malattia particolare, no? Io stavo sempre con i dottori. Io volevo fare il lavoro che facevano io i dottori. Volevo fare o l'estetista, tipo la parrucchiera. Oppure io volevo fare tipo la ballerina, perché in quegli anni facevo danza. Credi ai fantasmi? No! Cioè no! No! Oggi credo. Hai mai avuto la sensazione di déjà vu? Sì. Io mi sogno sempre quello che succede per qualche giorno dopo. Prendi vitamine giornalmente? Quando ero piccola. La vitamina dovevo prendere! No! Alla salute. Stai registrando? Io sto facendo qua i gradini e tu mi registri. Come ti permetti? Un piccione. Ah! Ti odio! Allora io li prendevo quando ero piccola perché erano per ingrassare, ma non puoi ingrassare. Io l'ho preso poco qua. La vitamina C. Indossi le pantofole, yes, io non me le metto. Vai a mettere e devo finire più di infamia. Indossi uno scappatoio. Per fare la doccia che cosa si usa? Ma cosa indossi per andare a letto? Pigiama. Mi hanno regalato a Natale. Pigiama intero. Tipo a renna mi sembra. Con le orecchiette è troppo bello. Tiene caldissimo, io lo amo. Primo concerto. Dove vai? A posare i chiodini. Primo concerto mai. Questo non è nessuno. Carrefour, Roche o no bene? Carrefour. Nike o Adidas? Adidas. Non lo so. Patatine. Patatine o Fonzis? Patatine. Nocciolino o semi di girasole? Io non ne vuoi mangiare. Scelgo! Niente. Noccioline. Hai mai preso lezioni di ballo? Sì. Che lavoro vuoi che faccia la tua o il tuo futuro coniuge? Lo youtuber. Beh, lo youtuber, ma anche. Oppure voglio che faccia. Fuori in un negozio di gioielli. Ci sai arricciare la lingua? Sì. Ah. Hai mai vinto una gara di spelling? Non ho fatto una gara di spelling, quindi. Fanno una gara di spelling? Non so. Hai mai pianto perché eri felice? Sì. Sì, quando mi è andato fuori in genere. Anche quando ci siamo incontrate la tua dopo di un anno. Possiedi dei dischi? Sì. No, io no. Bruci incenso regolarmente?
No. Quest'estate però ero fissata. Mai stato innamorato? No. Io proprio. Che domanda? Ma chi vorresti vedere in concerto? Ed Sheeran. Ed Sheeran? E Ariana Grande. Ariana Grande. Qual è stato l'ultimo concerto che hai visto? Di nessuno. Te è caldo o te è freddo? Freddo. Caldo. D'inverno? Dove sta? Te o caffè? Te. Zucchero o sneaker noodles? Zucchero. No, zucchero. Sai nuotare bene? Sì. Senza tenere respiro, senza tappare il naso? Sì. Sei paziente? No. DJ o band? Ha un matrimonio? DJ. DJ. Mai vinto un concorso? Sì. Sì. Avete mai fatto un intervento di chirurgia plastica? Sì, io tutti i giorni mi faccio. Quando mi devo truccare. Sai fare maglia o uncinetto? Io con tipo la lana. E io pure. Sì. Stanza migliore per un camino? Io penso che sia. Esatto. Quali sono le olive migliori, nere o verdi? Oh. Verdi. Nere. Vuoi sposarti? Sì. Magari sposarmi si prevede, quindi no. Sei sposato? Da quanto tempo siete sposati? Io non sono sposata. Io manco fidanzata, quindi yeah! Qual è stata la tua cozza delle superiori? Andiamo ancora alle superiori. Dobbiamo andare, calma. L'anno prossimo poi ne riparliamo. Esatto. Piangi e fai capricci fino a quando non ottieni quello che vuoi? No. Hai figli? Non sono sposata, quindi hai figli. Vuoi bambini? No! Sì. Qual è il tuo colore preferito? Il viola e il verde. Bianco, rosa, nero. Ti manca qualcuno in questo momento? Manca la mia amica Giorgia che vive a Roma. Sì, a me manca la provincia. Allora, c'erano due domande, perché ti manca qualcuno in questo momento? Sì, e poi c'è scritto chi. Allora, abbiamo detto. Il tag si conclude qua. Noi speriamo che vi abbia tenuto compagnia. Se vi è piaciuto mettete un like, condividete e commentate qui sotto con altri tag che possiamo fare. E seguiteci su tutti i nostri social che vi lasciamo qui sotto in descrizione. E in particolare sulla nostra pagina Facebook ufficiale che vi lasciamo qui sotto. Iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto e attivate la campanella. Iscrivetevi anche al mio canale che vi lasciamo pure qui sotto. A questo punto arrivederci e ciao!